Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un altro Get Ready With Me perché sono i video che utilizzo io per unire l'utile al dilettevole praticamente. E sì, come vedete avevo già iniziato più che altro perché non credevo di fare un Get Ready With Me oggi, però mi sto vestendo perché sto per andare a lavoro, cioè sto per andare. Prima vado a pranzo dai nonni e poi con tutta la famiglia e poi vado al lavoro. Poi li devo salutare pure tutti presto, perché io vado a lavorare alle 3, quindi insomma, proprio il tempo di mettere la pasta asciutta dentro la bocca andamene. Però vabbè, ci accontentiamo comunque del poco ma buon tempo che passerò in compagnia di loro. E quindi sì, sono mezza truccata. Comunque, ne ho approfittato un attimo perché sono tutti usciti di casa, cioè Valentino sta con la pupa, mamma e papà stanno fuori. Cioè, un attimo di tempo per moi, che sono tempi molto rari. Infatti, io ogni volta che faccio video vi dico sto sola a casa, sembra che sto sempre sola. Ma in realtà no, c'è sempre un macello in questa casa. Gli unici momenti sono appunto quelli in cui faccio video, cioè ne approfitto proprio. Ragazzi, tra cani, roba di dietro che fa la lavastoviglie, cioè dell'asta, però il muro è confinante con la mia lavastoviglie. E rumori vari, non so quanto sentirete questo video, però vabbè, ci accontentiamo. Comunque, niente, faccio questo Get Ready With Me perché c'ho un sacco di cose da dirvi, c'ho un sacco di cose da raccontarvi, c'ho un sacco di cose da chiarirvi, c'ho un sacco di cose. Io sono la donna di un sacco di cose, non so che trucco farmi. Credo che andrò sul grande classico di Chiaretta, che sarebbe quello che vi ripropongo ogni volta, santa pace. Però ragazze, vado sul sicuro, anche perché davanti alla telecamera mi viene l'ansia cronica, mi viene proprio un'ansia di quelle pazzesche quando devo fare video mentre mi trucco, perché c'ho tipo 375 miliardi e mezzo di nastrini qua sotto, che dopo mi scrivono: ma senti già come ha messo quello? Oppure c'è quella che si sconvolge tipo: perché ti sei messa quella cosa così? Cioè, nel senso, tu stai per uccidere il mondo se fai una cosa del genere. Tranquilla ciccia, mi sono messa solo l'eyeliner come piaceva a me, tutto a posto. Oggi ho le mani che vanno da sole. C'ho una puzza viene da qua, che è il profumo di Valentino, che me l'ha messo proprio davanti, ma mi sa che è rotto perché mi arrivano le sbaffate. Cioè, calcola, davanti a me, cioè parlando di Valentino, questo che è suo e questo, che uniti mi fanno un affluvio di puzza che è una meraviglia, perché gliel'ho detto: cambia profumo, amore, cambia profumo. Lui col cavolo che mi cambia profumo. Vabbè, comunque, a parte questo, sto facendo veramente un trucco alla cavolo. Sì, questo trucco si chiama trucco alla cavolo, però vabbè, tanto appunto oggi lavoro, ma dovrebbe essere anche una giornata tranquilla perché appunto è il pre-Pasqua, quindi dovrebbe, cioè non dovrebbe esserci tanta gente. Poi non è che credo che farò chissà quanto, perché ma chi viene in farmacia prima di Pasqua a comprare roba? Cioè, ma cioè, al massimo che si compra è nella medicina per far passare il dopo pranzo di Pasqua. Comunque, a parte tutto, sono contentissima di darvi una bella notizia. La bella notizia è che ho perso il mio primo chilo, il primo di 350 miliardi, ma è il primo! E sono tipo contentissima. L'ho perso tipo la settimana scorsa, quindi dovrei stare insomma ancora più avanti. Però per adesso, insomma, io mi peso solo dalla dietologa, perché non mi ha detto di non farlo venire come stress, insomma, il fatto di pesarsi, e quindi mi peso solo da lei. E poi lei mi fa degli esami ogni volta, quasi ogni volta. E ebbene sì, il mio primo chilo è andato. Ciao, chilo! Ok. Vi devo far vedere qualcosa. Ah sì, vabbè, a parte che vi devo far vedere questo mini coso che ho preso da Tiger, che è bellissimo. È un portafarmaci in realtà, però che io utilizzo come porta tutto, ed è appunto di Tiger, ma è carinissimo. Ecco, questo è il fantastico cosino che vi dicevo. Premi push e dietro ci puoi mettere le tue cosine, cioè è stupendo. Ho messo troppo illuminante, ma a Chiaretta piace così, quindi lo lasceremo così, un sacco di illuminante. Bene, dopodiché, devo andare a pranzo, quindi non credo che metterò, vediamo un po' come mi vedete.
Ok, non so come mi vedete. Allora, devo andare a pranzo, quindi, cioè, che mi metto adesso a fare il rossetto non lo so, però me lo metto comunque per farvi vedere l'effetto. Guardate, ecco, credo che mi andrò a mettere questo qui. Sì, ecco, aspettate che devo riprendere. Olè, devo prendere lo specchiettino, che se no me lo metto tipo non so come. Ovviamente i miei preferiti della Kiko, che adoro alla follia, adoro, adoro. E sono in fissa con i colori di questo genere. Ok, l'ho messo a cacchetto di cagnolino. Intanto non devo andare a mangiare, quindi comunque non è che... Aspettate che se è troppo acceso lo spengo un pochino con questo, questo. No, con questo lo spengo un po'. Ok, questo è della Laila. Un bel rossetto della Laila. E niente, appunto questo è il mio look. E appunto mi sono messa il rossetto rosso. Ma sta andando avanti? Sì. Allora, mi sono messa il rossetto rosso perché le devo abbinare a questi meravigliosi orecchini che mi metto dopo. E cioè, adesso me li metto per farveli vedere, ma dopo me li metto per andare al lavoro. Che dici, sì, sei così stravagante al lavoro? Sì, no, no, con il pigiama spaccano sti cosi. E sì, sono in pigiama io, tranquille. E niente, io amo questi orecchini, sono tipo stupendi. Quindi li ho abbinati al rossetto e niente, io andrò così. Allora, diciamo che questo è un pezzo di effetto finale. Ho questa maglietta che è così, cioè ha... non so come si chiama, barchetta? Boh. Sotto ho dei pantaloni scuri. Ah, ok, sono scuri. E niente, questo è l'effetto da dietro. Quindi niente tesori, io vi ringrazio per essere stati qui con me tutto questo tempo, sto sentendo che sta arrivando la mia piccolina, quindi mi sbrigo ad andare. Io vi mando un grosso grosso bacio, grazie per essere state qui con me, come sempre grazie che ci sarete, grazie che mi sostenete e lascia un bel mi piace se il video ti è piaciuto e seguimi su tutti i social, ciao!